Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Oggi infatti stavo editando un video quando mi sono chiesto tutto un tratto. Chissà quali saranno i Pokémon fossili che potremo ottenere nella regione di Alola. E allora, preso dalla curiosità, ho fatto alcune ricerche sulla paleontologia hawaiana e ho scoperto qualcosa di abbastanza interessante. Infatti le isole hawaiane sono molto recenti se consideriamo l'epoca di formazione delle varie terre. Addirittura nacquero, pensate un po', dopo l'estinzione dei dinosauri. Logicamente, essendo dunque isole recenti, presentano una varietà di reperti abbastanza ristretta, insomma, niente dinosauri, mammut o comunque bestie enormi. Quel poco di fossili che le Hawaii possono offrirci si limita a coralli, molluschi, alghe, ammoniti di ogni genere e qualche uccellino sventurato, tutti quanti rimasti preda delle continue eruzioni vulcaniche delle isole. Nel video di oggi voglio analizzare queste varie opportunità, anche grazie alla presenza di alcuni fakemon trovati sul web, per poi scegliere quelli che secondo me saranno più probabilmente inseriti all'interno del gioco. Dunque partiamo subito. Partiamo con il Pokémon fossile ispirato al corallo. Tralasciando per il momento gli artwork che secondo me sono davvero fatti bene, questo in particolare perché è fatto proprio come se fosse un fossile, il Pokémon Corallo sposerebbe, diciamo, appieno quello che è sempre stato l'ideale del Pokémon fossile, cioè un Pokémon comunque di tipo roccia. Per un Pokémon Corallo sarebbe perfetto un tipo acqua-roccia. L'unica cosa che mi convince poco è il fatto che esista già Corsola, che è molto 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 vicino allo stesso concept di questo ipotetico Pokémon che potrebbe venire fuori, ossia un Pokémon corallo appunto di tipo acqua-roccia. Il problema secondo me è proprio che il corallo sarebbe perfetto, è un animale perfetto da rendere fossile perché ha comunque una struttura rocciosa ed è acquatico e quindi potrebbe essere un fossile di tipo acqua-roccia, che avrebbe senso essendo le Hawaii una regione prettamente acquatica e con delle isole, insomma. L'ostacolo appunto per la creazione di questo Pokémon è la presenza di Corsola, che è davvero troppo troppo simile, e quindi, anche se sarebbe davvero bellissimo vederne uno, per ora scarterei questa ipotesi. Passiamo invece al Pokémon Mollusco. Questo Pokémon è davvero interessante. Non esistono particolari Pokémon Mollusco e devo ammettere che questa idea mi piace. Anche in questo caso, secondo me, si potrebbe parlare tranquillamente di un Pokémon di tipo roccia-acqua, essendo comunque un fossile e di conseguenza, diciamo, presenta delle componenti rocciosi, ma poi essendo anche appunto un mollusco, di conseguenza un animale acquatico. Insomma, sarebbe molto interessante da vedere e in questo caso non si pone il problema di un altro Pokémon che, fra virgolette, gli ha già rubato la scena in precedenza. È un Pokémon legato alle Hawaii, è un Pokémon fossile che, come ho detto nell'introduzione principale, si trova alle Hawaii e lui potrebbe essere, a differenza di quello precedente, davvero un indiziato principale per finire nella categoria fossili di settima generazione, un Pokémon appunto mollusco di tipo acqua-roccia. Il primo posto è stato occupato da lui e più in futuro, ossia tipo tra qualche minuto, vedremo qual è il secondo Pokémon fossile, ma proseguiamo. Abbiamo poi il Pokémon Uccellino, insomma. Su internet ho trovato questo dodo, però insomma potrebbe essere tranquillamente diverso. Un Pokémon fossile uccellino. L'idea non è orribile, per carità, però purtroppo c'è da dire che in questo caso, oltre al fatto che con le Hawaii ci azzecca sì e no, nel senso che comunque sì, ci sono i fossili, gli uccellini ci sono, ma diciamo io spero più che altro in dei fossili più legati all'acqua, e però c'è anche Archeops se ci pensate, c'è anche Archeops e quindi la situazione potrebbe diventare un po' problematica perché, come ho detto per il Pokémon Corallo, in questo caso addirittura il Pokémon che andrebbe, diciamo, a rubare la scena a questo qua è un fossile e quindi, boh, non credo che venga inserito un Pokémon uccellino fossile, nonostante alle Hawaii appunto si trovino questi fossili, anche perché non ve l'ho detto inizialmente, ma i fossili di uccello alle Hawaii sono decisamente più rari rispetto a quelli, ad esempio, del Pokémon che stiamo andando per vedere adesso. In realtà voi non vedete nessun Fakemon perché su internet io di Fakemon ispirati
alla foraminifera non ne ho trovati assolutamente, e questo secondo me potrebbe essere un bene, perché Game Freak ci ha stupito e di conseguenza perché non farlo un'altra volta. In ogni caso, questi animali, questi diciamo organismi, sono molto 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 comuni alle Hawaii. La foraminifera è un organismo e di conseguenza però è molto piccolo, e come vedete diciamo ce ne sono, a parte che ce ne sono appunto tantissimi tipi, però ho preso quello che secondo me potrebbe essere più interessante, perché questa figura è molto particolare, questa sorta di, quasi sembra una bolla che sprigiona luce. Secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di davvero interessante se riuscissero a creare appunto un Pokémon da questa cosa. È vero che diciamo è molto difficile tirar fuori un Pokémon da questo, però ricordiamoci che Game Freak ha tirato fuori un Pokémon da una ghirlanda, e quindi secondo me potrebbe essere interessante. L'unico difetto è che è un organismo, appunto, è piccolo, cioè mentre tutti gli altri fossili che abbiamo visto comunque erano di cose grosse, di pluricellulari, questo qua è quasi un unicellulare. Ora penso sia formato da qualche cellula in più, non mi sono informato, però sì, diciamo che potrebbe essere un po' tirata la cosa, però sicuramente si colloca tra i probabili, mentre adesso andremo a vedere quello che secondo me ci sarà per forza. Il quinto, e secondo me il più probabile, è il fossile alga. Sono molto 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 comuni i fossili di alga alle Hawaii. Manca un Pokémon ispirato a un'alga, e questo secondo me sarebbe perfetto da accostare al Pokémon mollusco, perché sarebbe un'erba roccia e un'acqua roccia. Sarebbe una combinazione che, non vorrei dire una cagata, ma non è mai uscita per quanto riguarda i fossili nei giochi Pokémon. L'erba roccia è preso da Lilip, ma il corrispondente di Lilip, che poi è Anorith, è di tipo coleottero roccia. Di conseguenza sarebbe qualcosa di totalmente innovativo e qualcosa di veramente interessante vedere un Pokémon alga di tipo roccia, a parte che questo artwork mi piace davvero tanto. Dunque, in sostanza, io ritengo che siano molto 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 probabili il fossile mollusco e il fossile alga. Beh, non ci resta che vedere se avrò appunto ragione, e se avrò ragione rinfaccerò questo video davanti a tutti. No, scherzo ovviamente. Nel caso dovessi aver ragione sarei davvero contento, perché questi due particolari Pokémon mi incuriosiscono davvero tanto. Non l'artwork in sé che avete visto, ma proprio l'idea. Mi aspetto un Pokémon alga e un Pokémon mollusco in Pokémon Sole e Luna. Prima di concludere il video, comunque, ci tenevo a fare una piccola precisazione. Sappiamo che, ve l'ho detto prima perlomeno, che i fossili alle Hawaii sono diventati fossili appunto perché sono rimasti incastrati nella lava solidificata dopo le eruzioni. Ecco, sarebbe secondo me un contesto perfetto per tornare al minigioco, diciamo, dei sotterranei della quarta generazione, quello nel quale per trovare i fossili dovevi scavare appunto nei sotterranei di Sinnoh. In questo caso sarebbe molto carino invece scavare appunto nella roccia lavica per andare a scoprire questi particolari fossili di alga o di mollusco, di qualsiasi comunque altro fossile che verrà inserito in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ripeto, secondo me sarebbe stupidissimo mettere degli altri fossili dinosauri, per dire, come sono Bastiodont, Cranidos o Tyrantrum e Oamura nei giochi Pokémon, perché appunto alle Hawaii non sono mai arrivati i dinosauri, quindi sarebbe stupido da parte della Game Freak, dopo che hai messo particolari Pokémon alle Hawaii proprio perché sono Hawaii, proprio perché è Alola, vi cito solo Confi e Pyukumuku, mettere dei Pokémon che invece non ci azzeccano nulla. Ma comunque staremo a vedere. Tra l'altro, che questo possibile ritorno di minigiochi potrebbe, diciamo, in un qualche modo presagire un remake di Diamante e Perla, chi lo sa? Io vi lascio con questo dubbio. Scrivetemi nei commenti quale è il fossile che più vi piacerebbe vedere in Pokémon Sole e Luna e perché. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi al canale. Passate ai social che trovate in descrizione, e noi ci becchiamo in un prossimo video.